Oggi si celebra la giornata mondiale dell'osteoporosi. Si tratta di una malattia insidiosa e spesso silente che, secondo il Ministero della Salute, nel nostro paese interessa 5 milioni di persone, la maggior parte donne in post-menopausa, circa l'80%. Un'attenta valutazione dei fattori di rischio è indispensabile. Vanno in questa direzione numerose iniziative organizzate dall'ASL a Piacenza, Castel San Giovanni e a Fiorenzuola. Una prevenzione che passa anche attraverso la tavola Mangia sano, vivi meglio, l'appuntamento organizzato all'interno di Italy con tanto di degustazione finale insieme ai professionisti dell'Ospedale della Donna di Castel San Giovanni della Breast Unit, realizzato in collaborazione con l'Associazione Armonia. È una malattia molto diffusa, specialmente per le donne, ed è legata fondamentalmente alla carenza di ormoni legata alla menopausa, ma anche gli uomini ne possono soffrire. E che però è anche abbastanza facile riuscire a prevenirla con dei piccoli accorgimenti di tutti i giorni, ad esempio adottando dei buoni stili di vita, una buona attività fisica quotidiana, mezz'ora di camminata a passo svelto tutti i giorni, cercando di avere un'alimentazione adeguata, supplementando eventualmente con calcio e vitamina D. Ricordiamo che tutte le donne hanno una carenza quasi naturale in vitamina D. Ottobre è anche il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, la più frequente neoplasia femminile. Siamo in ottobre, quindi nel mese rosa, nel mese della prevenzione, che è l'arma più importante, più formidabile che tutte le donne hanno a disposizione per poter fare una diagnosi precoce. Purtroppo il tumore della mammella colpisce circa una donna su 7, una donna su 8 nell'arco della sua vita, è il tumore prevalente nel sesso femminile. Ricordiamo che il tumore della mammella ha un tasso di guarigione molto alto, che sfiora l'87-88% di tutte le donne che si ammalano, però la donna deve, come dire, aiutarsi. E l'aiuto che si può dare è attraverso appunto la diagnosi precoce, attraverso la prevenzione, attraverso i programmi di screening.